La fantasia è un posto dove ci piove dentro. Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così. L'uomo porta dentro di sé le sue paure bambine per tutta la vita. Arrivare ad non avere più paura, questa è la meta ultima dell'uomo. Si sente solo e sperduto in quella storia di sangue e corpi nudi che è la vita degli uomini. L'arte di scriver storie sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto, ma finita la pagina si riprende la vita e ci si accorge che quel che si sapeva è proprio un nulla. Le imprese che si basano su di una tenacia interiore devono essere mute e oscure, per poco uno le dichiari o se ne glori, tutto appare fatuo, senza senso o addirittura meschino. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. La disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella. La pazzia è una forza della natura nel bene o nel male, mentre la minchioneria è una debolezza della natura, senza contropartita. L'umano arriva dove arriva l'amore, non ha confini se non quelli che gli diamo. I nostri sentimenti si facevano incolori e ottusi, poiché ci sentivamo come perduti tra malvagità e virtù ugualmente disumane. Tutti abbiamo una ferita segreta per riscattare la quale combattiamo. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. L'Eros è un programma che si svolge nei grovigli elettronici della mente. Matto forse non lo si può dire, è soltanto uno che c'è ma non sa d'esserci. La guerra la combatti bene soltanto dove tra le punte delle lance intravedi una bocca di donna, e tutto, le ferite, il polverone, l'odore dei cavalli, non ha sapore che di quel sorriso. Che vale aver rischiato la vita, quando ancora della vita non conosci il sapore? L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e ciò che i genitori m'hanno detto d'essere in principio, questo io sono, e nient'altro. E nelle istruzioni dei genitori sono contenute le istruzioni dei genitori alla loro volta tramandate di genitore in un'interminabile catena d'obbedienza.
Solo essendo così spietatamente se stesso come fu fino alla morte, poteva dare qualcosa a tutti gli uomini. Non esisteva né un prima né un dopo né un altrove da cui immigrare. Arrivando a ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. L'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. Marco Valdo sentiva la neve come amica, come un elemento che annullava la gabbia di muri in cui era imprigionata la sua vita. O Pamela, questo è il bene dell'esser dimezzato, il capire d'ogni persona e cosa al mondo la pena che ognuno e ognuna ha per la propria incompletezza. Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati dovunque, là dove meno da intero uno osa credere. Non io solo Pamela, sono un essere spaccato e ogni incontro di due esseri al mondo è uno sbranarsi. Vieni con me, io ho la conoscenza di questo male e sarai più sicura che con chiunque altro, perché io faccio del male come tutti lo fanno, ma a differenza degli altri, io ho la mano sicura. La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano. Scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile, e se preferisco scrivere è ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come l'aria. Credevo di veder tutto e non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di te stesso, e te l'auguro, ragazzo, capirai cose al di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda. Cosa fosse quel poter chiudere gli occhi, perdere coscienza di sé, affondare in un vuoto delle proprie ore, e poi svegliandosi ritrovarsi eguale a prima, a riannodare i fili della propria vita? Agilulfo non lo poteva sapere, e la sua invidia per la facoltà di dormire propria delle persone esistenti era un'invidia vaga, come di qualcosa che non la tua casa, essendo il luogo in cui tu leggi, può dirci qual è il posto che i libri hanno nella tua vita, se sono una difesa che tu metti avanti per tener lontano il mondo di fuori, un sogno in cui sprofondi come in una droga, oppure se sono dei ponti che getti verso il fuori, verso il mondo che ti interessa tanto da volerne moltiplicare e vivendo per proprio conto, capita più spesso di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tener sempre la mano alla guardia della spada. Una vendetta di zio noi la contiamo come mezza vendetta di padre. È come se ci avessimo una vendetta di padre in bianco, già eseguita.
Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno. Ogni merlo crede d'aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende. L'altro gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui ha detto. È un dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa. Il significato della lotta. Il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali è una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Trasformare dei fatti in parole non vuol dire cedere alla retorica dei fatti, né cantare il bel canto. Vuol dire mettere nelle parole tutta la vita che si respira a questo mondo, comprimercela e martellarla.